Voilà voilà, eccoci qua cari amici di La Mia Vita Spaziale per una nuova puntata dedicata al mondo del digital per migliorare la nostra vita, il nostro lavoro. Oggi parliamo di medicina, di salute, ma subito dopo la sigla. La Mia Vita Spaziale, come il digital può trasformare in meglio la tua vita e il tuo lavoro. Idee, strategie e consigli a cura di Andrea Brugnoli. Eccoci qua, benvenuto su Radio RCS se sei in diretta o se ascolti su iTunes, Spotify, Spreaker, eccetera, eccetera, per questa nuova puntata di questo podcast dedicato a come migliorare la nostra vita. E che cosa c'è di meglio della salute? Quando si dice, no, quando c'è la salute c'è tutto. Oggi però viviamo in un mondo in cui la salute, il sistema sanitario non è dei più efficienti, soprattutto nella nostra amata Italia. Qualche anno fa io sono andato a Taiwan e mi ha molto colpito che in un ospedale che io ho visitato con un amico nella lontanissima Cina, davanti all'ambulatorio di ogni medico c'era non solo la scheda con tutti gli studi che ha fatto il medico di cui è specialista, che quindi potevi verificare come dire in diretta quali sono le sue capacità, ma tu potevi anche dare un voto a questi medici in modo tale che davvero tu puoi scegliere il meglio. Bene, qui in Italia non abbiamo questo sistema molto analogico, ma abbiamo un sistema digitale molto più efficiente che forse non conosci. E se non lo conosci, ti invito subito a scaricarti l'app che c'è per iOS o anche per Android sul tuo smartphone, oppure puoi andare sul sito che trovi nelle note dell'episodio. Si chiama Mio Dottore. Mio Dottore è un modo molto geniale, molto smart per trovare il miglior professionista per il tipo di problema che tu hai. Quando tu infatti vai sul portale di Mio Dottore, puoi prenotare subito la tua visita online, scegliendo addirittura, senti un po', da 187.000 dottori in tutta Italia, compresa la tua città. E sono divisi per categorie, ma puoi cercare quindi la categoria, per esempio ginecologo, ortopedico, dermatologo, psicologo, oculista, urologo, dentista, otorino, neurologo, pediatra, endocrinologo, e tutti questi nomi sono sempre difficili da ripetere, andrologo, fisioterapista, psicoterapeuta, proctologo e mille altri, insomma. Quindi tu puoi scegliere il tipo di patologia, il tipo di professionalità che cerchi, e metti la tua città e poi tu trovi, per esempio, adesso faccio una prova così, un ortopedico nella mia città di Verona, e trovi una lista di tutti questi medici. La cosa bella è che la maggior parte di loro hanno condiviso già il loro calendario delle loro visite private, quindi tu puoi vedere esattamente quando sono liberi e prenotarti direttamente online senza passare da fastidiosissime telefonate. E ci sono anche i prezzi di questi medici, quindi puoi scegliere quello più economico, vedi naturalmente dov'è. Se tu entri dentro una scheda, quindi ci sono anche la mappa e tutte le sedi dove loro operano, le stelline che sono frutto di tutte le recensioni che questi medici hanno ricevuto, in modo tale che davvero puoi vedere se sono bravi, se sono attenti al cliente. Quindi è una forma di pagellina, come dire, che premia i medici più in gamba, quelli più capaci, e naturalmente penalizza quelli che invece trattano male. Quindi il medico è molto stimolato quando ti riceve a fare una visita prenotata con questo sistema, naturalmente a trattarti nel migliore dei modi, perché tu possa lasciare la recensione migliore, un po' lo stesso sistema di Booking o di altri Airbnb, eccetera, eccetera. E poi, ripeto, puoi trovare anche il prezzo che loro chiedono per la visita specialistica. E questo è molto utile perché così puoi fare confronti tra vari dottori, non solo, ma trovi anche una specie di resoconto delle esperienze, quindi degli studi fatti, delle specialità, per esempio quello che ho qui davanti
miei occhi, chirurgo della mano, ortopedi della mano, sono le sue specializzazioni, tutti i suoi titoli di studio, in modo tale che puoi vedere davvero tutto di lui. Questo è molto comodo, nessun servizio di prenotazione telefonica ti offre una cosa del genere. Non solo, ma ce l'hai nella tua tasca, quindi ti arriva la notifica quando si avvicina il giorno fatidico della visita. Insomma, è davvero uno strumento molto molto efficace. E quindi ti arriva un SMS oppure anche per mail, e questo servizio di prenotazione è totalmente gratuito e quindi molto molto utile. Insomma, sono di quelle cose che si spera di non avere mai da utilizzarle, perché insomma la salute magari ce l'abbiamo 99 giorni su 100, ma quel giorno che ci serve, avere uno strumento di questo tipo può rendere davvero più smart e più spaziale la nostra vita. Bene, bene, anche questa volta siamo arrivati al termine di questo podcast. Saluto tutti gli ascoltatori che stanno crescendo a dismisura, perché da quando sono in diretta su Radio RCS davvero tanta gente ascolta. Se vuoi fare anche tu la tua richiesta, la tua domanda, o propormi anche qualche scoperta che hai fatto sul tuo smartphone per rendere la tua vita sempre di più digitale, sempre più smart, lo puoi fare andando sul mio canale di Telegram, che è Abrugnoli Comunica, e con quel canale tu puoi lasciare un messaggio audio, così magari faccio sentire anche la tua voce, e oppure scrivermi un semplice messaggino con la tua richiesta e vedrò quindi di accontentarti, perché hai capito che questo podcast ci aiuta proprio a sfruttare al meglio quel cosino che abbiamo in tasca, che è il nostro iPhone, che è il nostro cellulare, per rendere la nostra vita sempre più intelligente, quindi sempre di più spaziale. La mia vita spaziale, come il digital può trasformare in meglio la tua vita e il tuo lavoro, a cura di Andrea Brugnoli.